si è aperto il campeggio all'in-house, quindi le nuove generazioni sono sempre presenti, è il nostro futuro e quindi con piacere lascio la parola a una giovane notà. Ciao a tutti, come ha detto Maurizio, oggi abbiamo iniziato il campeggio studentesco e quindi noi con i ragazzi, gli studenti di Torino, abbiamo voluto riproporre questa esperienza del campeggio dato appunto l'esperienza dell'anno scorso dei due campeggi, perché abbiamo voluto rivivere questa esperienza, perché innanzitutto per far vivere direttamente la lotta no TAV dei giovani di tutta Italia direttamente sul territorio, quindi dei giovani sono, vedo dei ragazzi di Modena, Palermo, Roma, Bologna che vogliono appunto vivere la lotta no TAV in Valsusa perché già la vivono nelle loro città, quindi fanno informazione e quindi aiutano anche insomma il movimento no TAV, fanno parte del movimento no TAV nelle loro città. Poi anche perché in questo modo noi giovani appunto della Valsusa conosciamo tutte le varie realtà che vengono al campeggio, quindi anche loro portano le loro esperienze al campeggio ed è un arricchimento generale, quindi da tutte e due le parti. Questa sera, come vedete, ci sono molti ragazzi, tutti noi siamo usciti dal campeggio per venire qua perché crediamo che l'Assemblea Popolare sia il fulcro del movimento no TAV, perché è il luogo in cui si decidono tutte le iniziative, in cui ci sono dibattiti, discussioni e quindi anche per far vedere agli studenti da fuori com'è vivere il movimento no TAV. Dopodiché appunto abbiamo iniziato questo campeggio, oggi iniziamo con l'estate no TAV a Venaus e ci sono subito delle iniziative. Abbiamo quindi deciso di andare in Clarea chiaramente e per farlo, dato che non abbiamo molti mezzi, abbiamo deciso di partire sabato mattina dalle 10 dal presidio di Venaus a piedi fino a Giaglione. A Giaglione abbiamo previsto di arrivare intorno a mezzogiorno, dove pranzeremo un pranzo al sacco e chiaramente tutto il movimento è invitato a partecipare a questa iniziativa, come anche le altre. Infatti poi da Giaglione si andrà tutti in Clarea a fare una passeggiata. Dopodiché torneremo al campeggio, ci saranno comunque serate, per esempio sabato ci sarà una serata, un concerto rock, dopodiché musica e via discorrendo. Quindi siete tutti invitati al campeggio studentesco, grazie a tutti. Grazie Erika, veramente è un punto centrale della nostra lotta il fatto che ci siano dei giovani così attivi in Valle di Susa che organizzano cose di questo tipo. Adesso lascerei la parola ancora a Piero, a Paolo per l'intervento che mi avevi chiesto. Sì, parla subito, che poi facciamo brevemente una sintesi di quello che dovrebbe accadere quest'estate, comunque decidere insieme quello che può essere l'estate di lotte e poi apriremo. La gente che è fuori, avvertite che è iniziata l'assemblea. Allora, io vi parlo per ricordare l'iniziativa del, diciamo, il tronco della Clarea. In tutti i comuni della Valsusa, in alcuni posti a Torino, in alcuni a Roma. L'avremo strutturata un po' in questa maniera, proprio come una manifestazione itinerante, no? Questo tronco che parte dai comuni più alti della Valsusa, si ferma un giorno in due o tre comuni,
poi si sposta nei comuni più a valle, no, per convergere verso Chiomonte e Susa. Adesso il legno di questi tronchi è già preparato da Venaus, si tratta di alcuni tronchetti di legno tagliati l'ultima settimana di dicembre là in Clarea. Si tratta di preparare un volantino che accompagni il gesto e ne spieghi il significato del bosco come bene comune. Ci vorrebbero i diversi comitati che si facciano avanti, se approvano l'iniziativa e se sono d'accordo per dare un aiuto. Per quanto riguarda Roma, io pensavo di appoggiarmi agli onorevoli di 5 Stelle, là, se vogliono portarne uno al Quirinale, uno alla Camera del Senato e uno alla Corte Costituzionale, e consegnarglieli per il 3 luglio. A Torino pensavo alla Rai TV, alla Regione, alla Stampa e alla Prefettura, questi quattro posti. E poi proprio chiudere, no, verso Susa e questi anni, che quest'anno devo dire che è veramente splendido, sembra essere rinato appunto dopo anche quello che è successo a Chiomonte, quindi tutte le energie che sono state praticate lì, e quindi l'invito che faccio a tutti di andare a Venaus e vedere quello che è stato fatto
in questo inverno, perché è veramente un presidio eccezionale. Da lì partiamo e partiremo tante volte quest'estate, perché è un punto di accoglienza unico che dà la possibilità a tutti quelli che ci raggiungeranno di trovare ristoro, di potersi lavare, riposare e comunque trovare un punto informativo importante. Il prossimo fine settimana già si pensava di ritornare a Chiomonte invece, quindi di riprovare con una 3 giorni di iniziative che possa portare di nuovo il movimento dal lato di Chiomonte, partendo come abbiamo sempre fatto dal giovedì al mercato di Chiomonte, quindi con un bel volantinaggio, un punto informativo per fare il punto insieme ai chiomontini di quello che sta succedendo in quel paese e in quella piccola valle che è la Val Clarea. Poi proseguiremo venerdì, sabato e domenica con tutta una serie di iniziative. Subito dopo seguiranno per tutto il mese di luglio e di agosto programmi di iniziative, quindi l'invito che facciamo a tutti, sia chi comunque in valle partecipa, sia chi soprattutto viene da fuori dalla valle, e a seguire gli aggiornamenti continui che verranno dati, quindi tutte le proposte che arriveranno come lo scorso anno. Un invito che invece mi sento di fare qua in valle e di lavorare forse un pochettino di più rispetto a quello che erano gli anni passati sull'informazione in valle, quindi con i manifesti, con i valentini, e ritornare ai mercati, perché uno dei problemi che abbiamo notato negli anni passati era proprio questa informazione che in valle faticava un pochettino a muoversi. Diamo comunque come base di partenza sempre il presidio di Venaus, che è un punto dove trovarsi, da dove partire, no? Da dove affrontare, diciamo, questo grande problema che è il cantiere dell'alta velocità, non da soli ma in tanti, in gruppo, un problema che molti di noi sentono, la difficoltà di affrontare questa devastazione enorme, queste forze di polizia, tutto l'apparato che c'è a difendere con le recinzioni da soli. Quindi è importante, secondo me, avere dei punti di informazione e di ritrovo che sappiano unire le forze, sappiano unire le energie. Quindi niente, l'appello che faccio a tutti è a partecipare a tutte le iniziative dell'estate, ad aiutare tutti quanti a diffonderle, a rimanere informati e a seguire anche dall'esterno, quindi da fuori dalla valle, tutte le iniziative che verranno proposte sui siti, con le mail, con le varie trasmissioni in radio anche che verranno fatte. In più ricordo ancora che mi hanno ricordato ancora questa sera, il 6-7 luglio c'è un'iniziativa organizzata dalle donne Notav che partirà sia dal presidio di Venaus che da Giaglione, e il 22 giugno ci sarà anche un'iniziativa sempre a cura delle donne Notav al presidio di Venaus per autofinanziare questi 2 giorni qua. Quindi abbiamo il campeggio degli studenti che c'è questo fine settimana, il prossimo fine settimana con 3 giorni a Chiomonte, molto importanti per ritornare lì, e poi a inizio luglio già subito una serie di iniziative sia a Venaus che a Giaglione. Quindi diciamo che toccheremo il cantiere da tutti i lati e da tutti i paesi che lo circondano. Allora, prima di passare la parola ad Alberto, solo 2 appuntamenti e un appello ancora riguardo all'estate. Il presidio di Venaus è, come ha detto Francesco, il punto centrale dei ritrovi del campeggio. È importante che la gente della valle salga a dare una mano al presidio. Chi presidia, quando il campeggio è strutturato, le cose dovrebbero funzionare, ma nel momento in cui ci saranno dei problemi con la cucina, che non sarà aperta quella del campeggio, c'è bisogno che la gente della valle salga su a dare una mano. Faremo sapere nei momenti di bisogno, faremo degli appelli, però partecipate alla riunione del lunedì al presidio chi è interessato, proprio per dare una mano per questa lunga estate. Vi dico solo 2 appuntamenti che sono tra l'altro nello stesso periodo. Allora, il 29 e 30 giugno il Comitato Notav sarà dura in Cintura e Torino, un incontro di lotta dei comitati ambientalisti, quindi ci saranno MUS, Lancia il Territorio e varie altre realtà. Sabato 29 lanciano nel pomeriggio una passeggiata in Clarea,
e poi la sera ci sarà la cena Open House, mentre il giorno dopo ci sarà una giornata informativa al Parco Ruffini. Mentre invece il comitato Dal Sangone e Morenica, Collina Morenica, 28, 29 e 30 giugno fanno una festa notav a Cascine di Carivoli al Parco Giardini Falcone. Il 28 ci sarà una cena con un concerto, il 29 un dibattito con Eraudo e Guido Viale, la sera c'è il concerto di Daniele Sepe e il 30 anche ci sarà comunque una cena sorpresa e concerto serale. Queste sono due iniziative che si vanno anche a sovrapporre alla giornata di Modano. Come al solito abbiamo tantissime cose e anche la forza del nostro movimento. Adesso passo la parola al nostro amato Alberto. Scusate se non sono granché in forma, ma è così. La reazione dello Stato è stata ferma e sarà sempre più dura e decisa, perché noi non accettiamo che una decisione assunta con il pieno rispetto delle leggi dello Stato in un sistema democratico venga paralizzata dall'azione di alcuni violenti che compiono dei gesti criminali. Angelino Alfano, ministro dell'Inferno, alla Camera dei Deputati, seduta di mercoledì 22 maggio 2013. La sottomissione a una legge di Stato totalmente o parzialmente ingiusta è un baratto immorale con la libertà. Questo è Gandhi, da Antiche come le montagne, Mondadori, pagina 200. La disobbedienza civile è un diritto intrinseco del cittadino, che il cittadino non osi rinunciarvi se non vuole essere più un uomo. Allora, questo è sempre Gandhi e a pagina 187. Accusare il movimento No TAV di violenza è diventato quasi uno sport nazionale. Alcuni sindaci e amministratori No TAV, specie se di fresca nomina, sentono il dovere di ripetere come un mantra che loro condannano le azioni violente del movimento, senza mai accennare e condannare le azioni violente dello Stato, della magistratura e delle forze dell'ordine, perdendo in questo modo un'ottima occasione di fare chiarezza in merito. Perché bisogna chiarire che cos'è la violenza e non c'è bisogno di tirare qualche sasso per essere violenti. Vediamo le violenze del popolo notano. Blocchi stradali e autostradali, entrate in massa nelle stazioni FS per prendere il treno, quasi tutti con regolare biglietto ferroviario, poi è mica colpa dei notano se i treni si fermano. Picchettaggi ai cancelli di accesso al cantiere, i picchettaggi si sono sempre fatti. Passeggiare nei boschi anche di notte, costruire presidi senza richiedere le licenze edilizie, violare le reti abusive del cantiere, violare le diverse zone rosse o gialle o blu, o non ce ne frega niente, abusivamente inventate da ordinanze prefettizie di natura fascista. Campeggiare abusivamente su terreni presi in affitto o chiesti ai proprietari o addirittura di proprietà del movimento. Occupazione preventiva di terreni previsti per le indagini geognostiche o per i cantieri. Ci siamo riusciti solo a Susa e con la Libera Repubblica della Maddalena. Manifestazioni popolari di resistenza e disturbo delle trivelle. Costruzione e mantenimento in essere della Libera Repubblica della Maddalena per 45 giorni ininterrottamente. La Libera Repubblica della Maddalena è stato l'atto che ha sconvolto maggiormente la Procura torinese, gravissimo atto di resistenza contro lo Stato. Costruzione di barricate. Resistenza d'oltranza contro chiunque voglia imporci la distruzione della valle, delle nostre vite, del nostro futuro, indipendentemente dall'abito che indossa.
lancio di sassi nel tentativo non riuscito di mettere fuori uso due telecamere alla Maddalena. Giugno 2011. Lancio di oggetti diversi in occasione del brutale sgombero della Maddalena e nei vari tentativi di contrasto al cantiere di Chiomonte. Sabotaggi vari ai danni del cantiere illegale della Maddalena di Chiomonte. Adesso vediamo le violenze dello Stato e dei suoi apparati, compresa l'ETF. Blocco della frazione Urbiano Bonpantero per oltre 50 giorni senza alcuna ordinanza e nel più completo abusivismo. Novembre-dicembre 2005. Blocco illegale della Val Cenischia, compresa commissione di indagine europea. 30-11-2005, 8-12-2005. Sgombero brutale del presidio di Venaus con diversi feriti tra i notaro e i fotografi nella più completa connivenza della filiera di comando. Si vede in merito la sentenza di archiviazione del giudice civile. Ferimento di Nicoletta a seguito di una manganellata a freddo ai passeggeri la mattina dell'8 dicembre 2005. 6-12-2005, ferimento di un proprietario dei terreni da espropriare a Venaus che attendeva l'ETF per la constatazione dello stato di fatto, rottura di una mano con cui cercava di difendersi dalle manganellate della polizia. Alterazione dei verbali per la presa di possesso dei terreni privati a Venaus da parte dei tecnici di LTF nella notte del 6-12-2005. Si vede indagine della Corte dei Conti con indicate tutte le irregolarità e le violazioni di legge. Inviata alla Procura della Repubblica di Torino per competenza, la Procura, al posto di perseguire i colpevoli, denunciava il giudice contabile a Roma per essersi occupato di cose di cui non doveva occuparsi. Il giudice è poi stato trasferito a Genova. Illecite irregolarità varie da parte di prefetture, LTF, RFI in occasione della campagna dei sondaggi 2010. Questo in particolare nelle lettere di avviso ai proprietari. Illecite irregolarità varie da parte della prefettura, LTF, RFI in occasione della campagna dei sondaggi. Gennaio 2010, le forze dell'ordine feriscono gravemente, colpendoli a freddo in modo disumano, Marinella e Simone, mandandoli in ospedale con prognosi gravissime. Naturalmente, sotto processo, finiscono 24 notav, non certamente gli autori in divisa della vile aggressione. Il processo è iniziato oggi, se non ricordo male. Autoporto, gennaio 2010, le forze dell'ordine caricano senza motivo un corteo di notav e feriscono manganellate tre notav. La Procura della Repubblica, nel recente processo che ha visto condannare i notav, ha sostenuto che la polizia ha il diritto di porre in essere azioni violente nei confronti dei manifestanti che manifestano senza autorizzazione o che non si disperdono subito quando ricevono l'ordine di sciogliersi. Costanti irregolarità da parte di LTF, ministeri, prefettura, commissario straordinario, in merito alle procedure previste dalla legge per la redazione dei progetti relativi all'opera. L'opera è dentro e fuori la legge obiettiva, secondo delle convenienze del momento. Fuori per una causa al Consiglio di Stato, fuori per l'Unione Europea quando hanno chiesto i soldi nel 2007, dentro per accelerare e semplificare le procedure, i progetti, eccetera, eccetera. 27 giugno 2011, per conquistare la Maddalena, difesa dai cittadini disarmati, gli operatori delle ruspe e delle tenaglie meccaniche utilizzate hanno rischiato di ammazzare o ferire gravemente i resistenti aggrappati al cancello della centrale e sulle barriere antirumore dell'autostrada. 27 giugno e 3 luglio. Alla Maddalena vengono sparati oltre 5.000 lacrimogeni ACS proibiti dalle convenzioni internazionali. Oggi i media si scandalizzano perché la polizia turca ha utilizzato gli stessi lacrimogeni per riconquistare piazza Taksim. All'epoca nessun media si scandalizzò per il trattamento riservato ai notav. Evidentemente solo la polizia straniera, in particolare araba, è cattiva per i penni venduti nostrani. 27 giugno e 3 luglio, alla Maddalena scandalose sono le violenze delle forze dell'ordine che si accaniscono prima sulle tende e sulla roulotte dei notav del Movimento 5 Stelle e della Comunità Montana
e poi direttamente sui notari in stato di fermo, massacrandoli con spranghe e bastoni sotto gli occhi dei massimi gradi della questura, come ben documentato dagli stessi firmati depositati in procura nella causa contro i 52 notari, e si vede in merito sui siti l'operazione Hunter. Dall'occupazione militare dell'area della Maddalena e del Clarea, le violenze delle forze dell'ordine sono ormai moneta comune. Lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo, direttamente in faccia ai manifestanti, che vengono feriti anche gravemente. Qualcuno perde un occhio, un altro l'udito, moltissimi feriti, molte le denunce, che vengono puntualmente e regolarmente archiviate dalla Procura di Torino. 27 febbraio 2012, Clarea. Durante l'occupazione illegale dei terreni privati del Clarea, il comportamento criminale di uno sbirro che insegue Luca sul traliccio Iren causa il suo folgoramento e la caduta dal traliccio. Solo per un miracolo, Luca è ancora qui a combattere con noi. Nei giorni seguenti, e in particolare il 29 febbraio, le forze dell'ordine a Chianocco, con comportamenti incredibilmente violenti, inseguono i manifestanti in mezzo alle case, sparando lacrimogeni a centinaia, il cui fumo tossico invade le abitazioni private. Gli idranti diretti contro le abitazioni ne danneggiano diverse. Vengono ferite in modo grave diverse persone. Titti ne avrà per dei mesi, io me la cavo in 15 giorni. La Procura di Torino archivia tutte le denunce contro queste violenze ingiustificate e indegne di uno Stato democratico e civile. Novembre 2012, a San Giuliano, in occasione di alcune inutili trivellazioni all'ETF, questura, prefettura sequestrano l'autoporto, bloccando ogni attività dopo aver blindato con i defense ogni accesso e con l'impiego di migliaia di agenti. Anche qui, come a Chianocco, poiché i notav non accettano questi soprusi e manifestano fin sotto le reti, vengono sparati centinaia di lacrimogeni al CS in mezzo alle case della frazione. La sindaca di Susa, che all'inizio si era dichiarata offesa perché non era stata informata del blitz, subito dopo accusa i notav di essere la causa dei disordini. Se stavano bravi a casa loro, gli agenti non avrebbero sparato i lacrimogeni. Personaggio molto sveglio. I comportamenti illeciti di LTF sono tali e tanti che non posso elencarli tutti. Ma vanno dal non rispetto delle ordinanze del TAR Lazio alla mancata redazione del progetto esecutivo per il cantiere di Chiomonte, dal mancato rispetto delle prescrizioni del CIP alle violazioni in merito agli appalti, dai prezzi scandalosamente gonfiati al mancato controllo delle normative antimafia. Per LTF violare la norma ed eludere la legge è una prassi costante, tanto nessuno li persegue e sono certi dell'impunità, e anche questa è una gravissima forma di violenza del forte contro il debole e l'indifeso. E mi fermo qui, anche se si potrebbe continuare per decine di pagine a descrivere la violenza degli apparati dello Stato. Come si vede, non è proprio il caso di stracciarsi le vesti e accusare sempre e solo in ottavo di violenza. Lo Stato rappresenta la violenza in forma concentrata e organizzata. L'individuo ha un'anima, ma lo Stato, essendo una macchina senza anima, non potrà mai rinunciare alla violenza alla quale deve la propria esistenza. Bravo. Ma non sono io. Questo è Gandhi ed è scritto in Antichi come le montagne a pagina 195. Cosa può fare un movimento come il nostro per difendere la propria terra, il proprio futuro, il futuro dei figli e nipoti dal tentativo da parte dello Stato, delle mafie e dell'Opus Dei di devastare irrimediabilmente questo territorio e con esso le già scarse finanze della nazione o dell'Europa? Avete sentito che ho aggiunto l'Opus Dei allo Stato e alle mafie?
Sì, perché con l'arrivo di Lupi al Ministero delle Infrastrutture, se avete letto, l'Avvenire in questi giorni è sceso in campo più pesantemente del solito per difendere l'alta velocità in genere e la Torino-Lione. In particolare si è scagliato, ovviamente, contro le violenze dei notar. Adesso diranno che oltre all'Unione Europea c'è anche Dio che la vuole. Ma torniamo alla domanda iniziale. Cosa può fare il movimento notale in questa situazione in cui a Chiomonte il cantiere va avanti senza progetto esecutivo? Questa è una conferma recentissima della Presidenza del Consiglio, fregandosene di tutte le prescrizioni del famoso CIPE, con la prefettura che da 2 anni tiene in ostaggio attività commerciali, attività agricole, terreni, infischiandosene delle leggi, delle regole e della Costituzione, minacciando i funzionari dei comuni che cercano di far rispettare i regolamenti edilizi e le leggi. Cosa può fare il movimento notar contro il malaffare, i soprusi, la violenza, i silenzi della polizia, della magistratura e dello Stato? Eliminare il cantiere. Può e deve resistere, giorno per giorno, su tutto il territorio, con tutte le armi che la lotta popolare non violenta mette a disposizione, allargando al massimo il terreno di azione e di resistenza, ma senza dimenticare che anche in clarea bisogna essere presenti costantemente. Perché anche la nostra sola presenza dà fastidio a questi devastatori. Forse perché si vergognano di quello che fanno, o forse perché fanno tale e tante liceità che temono costantemente che possiamo smascherarne qualcuna. Anche se i big sanno perfettamente che saranno sempre impuniti. I piccolini mica tanto, eh. La Clarea e probabilmente tutta la Valsusa è il territorio italiano con più alta concentrazione di truppe. A proposito, dice il ministro dell'Inferno Angelino Alfano, garantire la sicurezza in Val di Susa ha richiesto e continuerà a richiedere un impegno prolungato delle forze dell'ordine, la cui onerosità è dimostrata dall'imponenza dei numeri. È presente ogni giorno un contingente di 220 unità, sostenuto dal concorso di un'aliquota di militari altrettanto cospicua, 215 uomini, tratti dal Piano Nazionale di Impiego per il Controllo del Territorio. Totale 435 sbirri. Angelino Alfano, Ministro dell'Inferno, Camera dei Deputati, seduta di mercoledì 22 maggio 2013. Questo sforzo di folle violenza dello Stato contro un territorio e una popolazione la dice lunga sull'essenza della contrapposizione. In gioco non c'è una stupida, inutile, costosissima linea ferroviaria. In gioco c'è la credibilità di uno Stato che si è spinto troppo oltre, che non ha accettato e non accetta il confronto con i cittadini e con i tecnici onesti di mezzo mondo, ma che è terrorizzato di perdere la faccia, che ha una fifa blu di essere sconfitto, perché una sconfitta in Val di Susa significherebbe dare fiato a tutte le lotte del nostro paese. Questo Stato non è abbastanza maturo, democratico, onesto e civile per poterselo permettere. Questo Stato è disposto a tutto pur di piegare la Valsusa, è disposto a resuscitare la strategia della tensione, le stragi di Stato, i fantasmi della lotta armata, a violare le sue stesse leggi senza una ferma presa di posizione della Procura torinese. Per questo motivo il movimento notar non deve cadere nella trappola preparata da questo Stato violento e disperato e deve ricordare che la violenza contro ogni essere vivente è perdente e fa il gioco dell'avversario. Ricordiamoci tutti che, ma senza dimenticare il Clarea, bisogna allargare il campo di azione.
Le valli sono lunghe e larghe. Torino è grande, la cintura ancora di più. Dobbiamo resistere per continuare ad esistere e dobbiamo assolutamente vincere questo confronto fra chi pensa solo ai soldi e chi pensa invece al futuro e a un mondo migliore, più giusto e più sostenibile, cioè ad un altro modello di sviluppo. Turing, che tutti ben conosciamo, il 10 agosto 2005, 60° anniversario dello sgancio delle atomiche su Hiroshima e Nagasaki, è riuscito a infilarsi nella base NATO di Wondersdrecht in Olanda e, armato di un martello acquistato da Assisi, ha sabotato, danneggiandoli, i comandi di due F-16 adibiti al trasporto di armi nucleari. Ecco un grande esempio di sabotaggio non violento. Ricordiamoci che, mentre il boicottaggio rimane nell'ambito della legalità, il sabotaggio è assalto al funzionamento di un servizio, di un'industria, di un'impresa pubblica o privata, con danno o distruzione e quindi oltre il limite della legalità. È essa una tecnica della non violenza? È stato risposto che essa lo è solo quando non vi è nessun rischio per l'esistenza degli esseri viventi, in particolare gli umani. È una delle misure di carattere estremo, quando il danno che viene apportato è superato dal danno che il funzionamento di quel servizio apporta. Questo è Aldo Capitini in Tecniche della non violenza, Feltrinelli, pagina 111. Abbiamo scelto il sabotaggio perché non ha provocato incidenti mortali ed ha offerto la migliore speranza per i rapporti futuri tra le razze. Questo è Nelson Mandela. Intanto mi fa piacere vedere che Alberto è tornato e che come sempre è in forma. Anche perché per resistere abbiamo davvero bisogno di esserci tutti e sempre di più. E credo in forma, determinati, senza paura, perché insieme ce la faremo. Solo due parole, anche perché l'assemblea è quella delle grandi occasioni e sarebbe bello che tante persone si esprimessero. Abbiamo sentito le scadenze della nostra lotta estiva, abbiamo sentito l'intervento di Alberto, che ha ricordato alcune cose importanti. Intanto la lunga storia della nostra resistenza, che ha dimostrato sempre come noi abbiamo tentato tutte le strade
e ci è stato risposto sempre con prepotenza, illegittimità. Le leggi sono state usate a loro uso e consumo, dietro le sbarre sono andati dei compagni, i mesi e gli anni di carcere si assommano, all'ultimo processo a cui ho assistito sono stati dati 5 mesi per aver appiccicato un adesivo sopra a uno dei defender. E quindi è chiaro qual è la posta in gioco. Violenza ne abbiamo ricevuta sempre in tutti i modi, sia violenza a colpi di manganelli e di lacrimogeni, sia violenza a colpi di legge. Io vorrei ricordare altra violenza che abbiamo visto ultimamente, oltre a quella inferta alle persone. Quella proprio inferta alla natura. Giustamente Alberto parlava della violenza fatta a tutti gli esseri viventi. Abbiamo visto abbattere i nostri alberi, questi alberi che ridotti a tronco saranno portati per l'Italia, per la valle a Torino. Io ne ho visti abbattere di questi alberi. Andare in clerea vuol dire non trovare più quella parete verde che riusciva anche a mascherare la bruttura dell'autostrada e che era un luogo di rifugio per gli animali ed era un elemento di bellezza per tutti noi. E questi alberi sono caduti ad uno, a migliaia. Qualche mese fa erano già, da dati ufficiali, 5.166. Ultimamente si sono aggiunti quelli che stanno abbattendo proprio tra le reti e la clarea, perché la devastazione deve andare avanti. Vogliono sgombrare completamente la visuale, in modo tale che non possiamo più neanche avvicinarci a una certa distanza a quel luogo di malaffare che è il cantiere, dove è tenuta in carcere la nostra libera Repubblica, la nostra baita, anche il pilone, certamente, e dove noi dobbiamo tornare giorno dopo giorno, perché là sicuramente si gioca simbolicamente e concretamente una parte importante della nostra lotta. Non abbiamo lasciato nulla di intentato e continuiamo a farlo dal punto di vista delle azioni amministrative, dal punto di vista delle azioni legali, ma soprattutto dobbiamo continuare concretamente con le nostre mani, i nostri corpi e la nostra presenza. Vedere abbattere quegli alberi e non fare niente per fermare quelle ruspe è una cosa davvero insopportabile. Io personalmente mi sono davvero stufata di piangere sulla caduta di tanta bellezza e di tanta vita, di piangere sugli animali che non possono più arrivare all'acqua, di piangere sulle risorse, che sono anche risorse economiche, che vengono distrutte per devastare il mondo.